partire la prima batteria, edizione 2013 del Derby. Ottimo il lancio, di galoppo il 12 Ronaldo, di galoppo Rambo ZS. E così il re italiano ha le prese con Ruffoli Lung. Insiste il Lung di Greppi, parte alla grande l'11 di Rudebach. Passa con un freeway l'allievo di Greppi e così impiegata e al comando. Si va al completamento dei 200 iniziali, passati in 14 e mezzo, esposta prontamente re italiano e sarà un classico freeway anticipando Radio Wise, passa re italiano e dopo 400 metri di gara Ruffoli al comando ha mandato via l'avversario, 29-4, ma si presenta ora Radio Wise. Insiste Radio Wise, sta passando, è impiegata così l'alfiere della Cumana Group al comando. 43-7, si è speso un po' molto. È impiegata a dettare i tempi radio. Poi il re italiano progredisce gradatamente re degli dei, terza ruota per il favorito Remo Gas. Si va al completamento del mezzo miglio, un minuto tondo tondo ma molto tondo, e il Varen di Vecchione si migliora, così si va alla chiusura del primo chilometro passato nell'ordine del 14-2, il Remo stazione al salchi del leader e si trascina re degli dei, a largo anche Ramadan Jet, Radio Wise a dettare i tempi. Completamento della piegata, frazioni in 15. E cavalli che affrontano il penultimo rettilineo, non ci sono ancora variazioni sostanziali. Con Radio Wise, Remo Gas, poi il re italiano e via via tutti gli altri. Frazione di fronte, in 14 e mezzo, 29 e mezzo di fronte. Ora fa sul serio Remo Gas, incomincia a remare. E Remo Gas appariglia l'avversario, ma si prepara re degli dei. Passa Remo Gas, ma a largo incombe il Day, 1.58 e mezzo il miglio. E Tommaso Di Lorenzo sembra traccheggiare ancora, a largo anche Ramadan Jet. Completamento della curva finale, Re degli Dei insiste, va su Remo Gas, Re degli Dei appariglia l'avversario, insiste l'allievo di Di Lorenzo, di dentro va Rudy Kerr. Passa, re degli dei, e lui il re, secondo Remo Gas, e terzo il numero 6, Ruadecker. Io sul mio cronometro un esaio ottimo, 2.27 e mezzo. Una vittoria da chapeau, 8,54 euro in chiusura. E per il momento il re è lui, il re degli dei. I colori della Rocca Novella, il training sempre prezioso, essenziale di Mauro Baroncini, ma in salchi c'è lui, quel diavoletto di Tommaso Di Lorenzo. Remo Gas fa quel che può, è partito non tanto bene, costruisce a largo e ha trovato un cavallo, re degli dei, affilato in modo migliore. E canta anche Firenze, poiché Ruadecker con l'ottimo Baldi va in finale.